Quindi vorrei che rimanesse una forma di dialogo costante tra il governo e la realtà molto importante che rappresentate. E lo dico anche per dire, prima di entrare nel merito dei temi che sono all'ordine del giorno, che voglio approfittare di questa occasione anche per esprimere l'apprezzamento e il ringraziamento del governo per il lavoro che svolgete ogni giorno per chiaramente difendere in Italia e all'estero la sicurezza, la libertà dei nostri cittadini per soccorrere i più fragili, per mettere in sicurezza chi si trova in salvo, chi si trova in situazione di pericolo. E poiché guardate, per come la vedo io, senza sicurezza non c'è libertà, non c'è crescita economica, non c'è protezione sociale. Io penso che il lavoro che il vostro comparto svolge sia alla base stessa dell'essenza del concetto di comunità. E penso che anche per questo bisogna ringraziare tutto il mondo che rappresentate, perché voi con il vostro lavoro ricordate ogni giorno che per essere una comunità bisogna avere anche la disponibilità a sacrificare qualcosa per ciò che è più grande dell'io, che è il noi. Ecco, voi con il vostro lavoro lo ricordate ogni giorno in un mondo nel quale non tutti lo ricordano.